Giacomo Buffo, che è un po' l'anima del Rainbow Camera Rivarolo, ha di nuovo organizzato manifestazioni di alto livello qui a Rivarolo. Penso che questi avvenimenti vanno anche a pensare a tutto quello che avete fatto in 40 anni di storia nel karate qui in Alto Canavese. Sì, questa è una manifestazione che facciamo da anni praticamente in onore dei nostri senpai, che sarebbero i nostri maestri più anziani, che, tra i quali il maestro Castagneri, che fu anche il mio maestro, e gli altri due che sono mancati da poco, che sono Cesare Verniani e Lanfranco Bianco. Quindi mi sembra giusto rendergli onore con una manifestazione meritevole, possibilmente anche internazionale, di alto livello. Come manifestazione, due nazionali straniere, Svizzera e Repubblica Ceca, che hanno dato lustro a questi due giorni importanti. Sì, due nazioni, abbiamo fatto un triangolare perché quest'anno abbiamo avuto tantissimi impegni e altre nazioni, come poteva essere la Slovenia, come poteva essere l'Austria, sono impegnati in altre manifestazioni nei loro paesi, non hanno potuto partecipare. Fra due anni pensiamo di allargarla almeno a 4 o a 6 squadre. I prossimi impegni come Rainbow Camp? I prossimi impegni come Rainbow Camp, la prossima settimana a Avras Karlova in Repubblica Ceca, ci sono 3 o 4 ragazzi convocati per la nazionale alla manifestazione in questa gara che faranno in Repubblica Ceca. Il 5 di maggio impegno a Carnate, un quadrangolare di nuovo internazionale, il 12 uno stage a Rivarolo e il 27 maggio i campionati italiani di Giamarina. Ce n'è già parecchia carne al fuoco per l'intera stagione. Tanti auguri Giacomo, e riesci sempre a portare una manifestazione di questo livello qui in Canavese. Grazie, ce ne parecchia perché è da metà marzo che siamo in pista, ma va bene così. I ragazzi crescono, imparano a fare karate sano ed è giusto così. L'assessore regionale Giovanni Ferraris è presente qui a Rivarolo in questa importante manifestazione di karate che come ogni anno riporta in Canavese anche squadre non solo italiane. Questa volta qui abbiamo la Repubblica Ceca oltre la Svizzera. Cosa significa per il nostro territorio una manifestazione di questo genere? Beh, la conferma la vocazione sportiva di questo territorio, che la prepara di anno in anno e che ogni anno si misura con una difficoltà organizzativa, ma la supera, riesce a vincere e riesce a offrire non solo grandi talenti a tutti noi, ma anche uno sport che diventa una disciplina di vita, che offre veramente tanto alle generazioni che stanno arrivando. Insieme a questo è anche l'occasione per ricordare questa terra come terra che può crescere anche grazie al turismo sportivo, un turismo che premia lo sport, ma insieme il territorio e le sue preziosità, le sue grandi offerte naturali, nonché architettoniche e storiche. È una terra che può fare veramente tanto, prova ne è che porteremo i campionati mondiali di canoa a Ivrea tra breve e poi anche i campionati italiani di ciclismo femminile su strada, junior ed elite sul castello di Aglie, ma non finisce qui, porteremo anche oltre alla sigilla internazionale di ciclismo su pista a San Francesco al Campo, ci saranno anche i campionati italiani di paraciclismo e insieme i campionati italiani giovanili di ciclismo su pista, evento che non accadeva più da anni vedersi in Piemonte. Noi l'abbiamo voluto, cercato e sostenuto per fine luglio proprio al Velodromo Fancone, che è stato ristrutturato recentemente con un grosso contributo regionale. Giovanni, appunto hai parlato di Aglie a distanza di 2 anni ritorna il traguardo davanti al castello di questi italiani femminili. Mi pare che prossimamente ci sarà anche il presidente nazionale di Rocco e lo presenterete in regione. Assolutamente sì, abbiamo invitato Di Rocco perché con lui è nato un sodalizio eccezionale, tutti gli anni ci regala delle grandi emozioni, ci dà delle grandi opportunità per far crescere il ciclismo giovanile e farlo diventare grande a livello nazionale e internazionale. Prova ne è che Ganna è un allievo che è nato proprio qui in Piemonte, in Canavese, e che adesso è agli albori, agli apici mondiali, e soprattutto questo ciclismo, questi eventi hanno portato e porteranno anche il Giro d'Italia, che passerà dal Canavese, passerà dalle Valli di Lanzo, dal Colle dell'Isse,
toccherà la Val di Susa sia in andata che in ritorno, e che quindi genererà una grande attenzione, una grande gioia nei confronti degli appassionati, ma anche di chi di passione non ne ha, ma col ciclismo riesce a unirsi in un ardore di popolo. Tolto via che proprio in Alto Canavese transiterà il Giro d'Italia nella penultima tappa, quella che parte dalla Valle di Susa e che va su a Cervinia. Assolutamente così, e passerà dal Ciriacese per poi passare dall'Alto Canavese verso la Valle d'Aosta. E questo è un preambolo per sperare magari l'anno prossimo di avere una tappa anche in Canavese. E il giorno prima invece c'è la tappa che attraversa, diciamo, gran parte del Ciriacese, che va fino a Lanzo partendo da Venaria. Il giorno prima partiremo da Venaria, anche questo è una scelta che abbiamo concordato con RCS, ringraziandola per averci anche permesso, come io avevo chiesto fortemente, di passare dalle Valli di Lanzo per dare un valore completo a questa competizione, svalicare il Colle dell'Iss, scendere in Val di Susa, risalire dal Colle delle Finestre, passare da Sestriere per riscendere e risalire su arrivare allo Geoffroy a Bardonecchia. Questa sarà l'occasione per far scoprire all'Italia e al mondo le nostre spettacolari montagne. Grazie Giovanni, e lavora sempre per il Piemonte, perché ci siano tante attività come queste. Si lavora così perché si ama. Alberto Rostagno, il sindaco di Rivarolo, presente alla manifestazione internazionale di karate organizzata da Rembukam. Alberto, come ti sembra questa manifestazione a livello internazionale che viene svolta regolarmente qui a Rivarolo? Beh, è sempre una bella soddisfazione vedere come la società Rembukam di Rivarolo del maestro Giacomo Buffo riesce ogni anno a superarsi, a organizzare degli eventi sempre più importanti, sempre più belli, sempre più prestigiosi. Oggi abbiamo assistito a questo triangolare internazionale con squadre prestigiose in un'atmosfera che è la tipica atmosfera dell'ambiente del karate, molto, molto signorile, molto elegante, con degli atleti che si rispettano a vicenda. Il risultato tecnico e agonistico è stato un risultato di grandissimo spessore, ma devo dire che come dicevo prima, la cosa veramente importante è che si riesce sempre a portare gare internazionali di livello a Rivarolo, e questo livello ogni anno cresce, ed è questo motivo veramente di grande soddisfazione. Un ringraziamento devo fare veramente a tutti coloro che hanno partecipato, e ho visto anche una partecipazione molto attenta del pubblico locale, e questo è una cosa che riempie e fa piacere alla città di Rivarolo, a me come amministratore, e quindi penso che questo sia anche di buon auspicio per il futuro. Io credo che Rivarolo, dal punto di vista sportivo, ne parlerò prima con l'assessore allo sport Giovanni Maria Ferraris, non è seconda a nessuno. Gli eventi, le manifestazioni, la partecipazione di Rivarolo è sicuramente un esempio per tante altre città e per tante altre realtà locali.